questo è l'ultimo episodio della serie. Lo so che siete tristi, lo sono anch'io. Lo è anche lui. Ma non preoccupatevi, perché è l'ultimo episodio di questa ragazza qui. Chiaramente io ho avuto altre ragazze, eccetera, e la storia continua. Infatti vi avevo detto che vi avrei spiegato come e perché ci siamo lasciati, che cosa è successo dopo, eccetera, in questo episodio, al raggiungimento dei 5.000 like nell'episodio precedente. Ragazzi, 18.000 like! 18.000 like! Quindi vedo che ci sapete fare, maledetti. E allora rilancio la sfida anche in questo video, 6.000 like per il prossimo episodio della serie, eh? Non deludetemi. Ce la facciamo in un giorno? Se sì, l'episodio uscirà dopodomani. Detto ciò, eravamo rimasti al fatto che lei e io stessimo insieme e che tutto andasse da Dio e si limonasse una vita. Comunque era piena estate, a un certo punto lei doveva partire con la sua famiglia per andare in vacanza in montagna. Lei amava andare in vacanza in montagna con i suoi, tipo giravano per tutte le montagne, eccetera eccetera. Era proprio una montanara. Io dirò, sta di fatto che mentre comunque lei andò in montagna, io invece continuai a uscire con le sue due amiche, continuavamo a vederci spesso, eccetera. Nello scorso video ho detto che entrambe le due tipe si erano innamorate di me e vorrei spiegarvi un po' una cosa della mentalità femminile che vi aiuterà nella vostra vita e che vi spiegherà come mai entrambe le due tipe erano un po' prese di me. Vi spiego meglio. Essendo quelle due le migliori amiche della tipa con cui stavo, chiaramente la conoscevano bene e quando io non stavo ancora con lei mi sfogavo sempre con loro delle varie cose, gli chiedevo ma come dovrei fare, ma come dovrei fare questo, ma come dovrei fare quello, anche perché lei è perfetta per me, è la migliore, eccetera. E dovete sapere che le ragazze hanno questo sintomo di sfida, possiamo dire, dove se voi parlate bene di un'altra ragazza, le ragazze hanno questo sintomo qua, dove se voi parlate bene di un'altra ragazza, dove se voi preferite un'altra ragazza piuttosto che loro, loro non ci stanno. Loro devono essere le migliori nella vostra testa, quindi loro si impuntano per essere le migliori. E spesso, proprio perché vengono ignorate, si innamorano. È una cosa strana, le ragazze sono strane, però è una cosa che funziona. Se a voi piace una tizia, non dovete puntare a quella tizia, ma dovete puntare alla sua amica. Dovete rendere cioè dovete proprio essere i migliori per la sua amica. In questo modo la sua amica vi friendzonerà, ma la tipa che invece vi piace si innamorerà di voi, perché voi non la cagate di striscia, invece cagate l'altra. Ricordatevi, quando vi piace una dovete ignorarla, non fargli favore quelle robe lì. Quella è da schiavi che poi verranno frienzonati. E così è praticamente successo nel mio caso. Siccome io volevo mettermi con la tipa che mi piaceva e loro invece comunque erano due ragazze carine, eccetera, ma io le ignoravo completamente e dicevo quanto fosse fantastica l'altra tipa e praticamente tutti i nostri discorsi erano un po' parlare dell'altra tipa e mai di loro, quelle tipe là hanno detto no, aspetta un attimo, scusa, anch'io vorrei che parlasse così di me, è proprio figo che una persona parli così di me. E questo un po' in sintesi è perché entrambe due si sono innamorate di me. C'è da chiarire una cosa però: queste due ragazze, essendo comunque molto amiche, nonostante entrambe si fossero prese di me, una delle due cedette il posto all'altra in un certo senso, disse vabbè, questa volta te lo lascio a te, vai pure tu, eccetera. Che nobile gesto. Chiaramente qualsiasi cosa stessero programmando quelle due fu abbastanza inutile, anche perché a me non piacevano loro, piaceva lei. E proprio questo spinse lei a mettersi insieme a me. Perché? Mentre io ignoravo loro e con loro parlavo solo di lei, con lei cosa vedeva lei? Che uscivo sempre con loro. E lei a un certo punto iniziava a sentirsi anche lei ignorata, iniziava a sentirsi sempre più distante da me, che io mi stessi distaccando. E quando iniziò a sentire questo, iniziò a prendersi un po' di più di me, soprattutto sapendo che le sue due amiche ci provavano con me. Lei ha detto no, col cavolo che io lascio lui a loro due, col cavolo. E quindi questo è perché io mi sono messo insieme alla mia ragazza, quella super zoccolina, perché il principio sfruttato fu lo stesso, fu proprio lo stesso identico principio, quello dell'ignoramento, quello del meglio le altre. So di non essere stato molto chiaro, cerchiamo di riassumere. Io mi sono messo insieme alla tipa perché la tipa era gelosa del fatto che io uscissi con le altre due e perché iniziavo a calcolare le altre due sempre più di lei, e invece le altre due sono innamorate di me perché io con loro parlavo solo di quanto mi piacesse quella, di quanto fantastica fosse quella, e ero completamente preso da quell'altra e a loro non stava bene e volevano essere un po' di più per me. Quindi questo è un consiglio molto importante per
per piacere alle tipe. Ignorate sempre il vostro bersaglio, calcolate sempre tutte le sue amiche. Trattatele da Dio, tanto vi friendzoneranno e invece la tipa che avete ignorato completamente si innamorerà di voi. Invece cosa non piace alle donne? Quando le fate un sacco di regali, quando iniziate a starle sempre addosso, eccetera. Che purtroppo fu quello che feci io quando la mia amorosa andò in montagna. Quando la mia ragazza andò in montagna e iniziò a viaggiare, eccetera, eccetera, io la riempivo di messaggi, ma sempre. E gli manchi, e quando torni, e quando ci vediamo, e qua, e là, e mandami una foto, e fai questo, e fai quello. Cioè, veramente le stavo rompendo i coglioni, ma come magari romperebbe i coglioni a voi, a tutti, cioè soprattutto le femmine odiano il maschio che sta attaccatissimo a loro, quindi più state attaccate a una tipa peggio è, ve l'ho detto, le regole sono più distanti possibili, ignorarla più possibile, calcolare tutte le sue amiche, le tre regole proprio basi fondamentali. Alle tipe infatti questo non piace assolutamente e vi dirò di più, ma purtroppo io ero troppo un nabetto con le ragazze per saperlo a quel tempo e quindi lo feci. E chiaramente che io che le scrivevo sempre, lei quante volte mi rispondeva? Mai. E tutte quelle volte che magari mi scriveva o mi rispondeva, io cosa facevo? Ero completamente fuori con le sue amiche. Quindi tipo una volta, io mi ricorderò come se fosse ieri, eravamo a casa del moroso di una delle due tipe che si era innamorata di me, che invece stava comunque con un tizio. Però le femmine comunque si innamorano anche se sono fidanzate, non è che solo perché sono fidanzate. Anche perché si era messo con quello tanto per, cioè non era una vera e propria relazione. E ogni volta che parlavamo comunque anche lei si lamentava di quanto stesse male col suo moroso e che l'avrebbe lasciato. Semplicemente voleva sapere come e cercava da me un aiuto su come lasciare il suo moroso, chiaramente per mettersi con me. Mi ricordo come se fosse ieri quando tipo lei mi chiama una serata, noi eravamo appunto a casa del moroso di questa mia amica e in quel momento esatto praticamente entrambe due erano sedute sopra di me. Allora, io ero seduto sul divano, una era seduta sopra di me, l'altra era distesa sopra entrambi. Quindi in pratica, cioè, era un bordello e quando lei mi chiama io le prime frasi che... neanche ciao, come... no, ehi, basta, cavatevi tu, alzati da sopra di me e tu anche. Quindi ha suonato un po' male probabilmente alle sue orecchie. Lei si era incazzata tantissimo quella sera. Infatti mi fa, guarda che così con me hai finito. Tipo, insomma abbiamo litigato una vita. Poi chiaramente invece il moroso della tipa era contenta perché la tipa calcolava più me che lui. Insomma litigammo tantissimo quella sera. Tanto che poi io per un po' rimasi bello triste. Anche perché lei non mi rispondeva più, eccetera. Non ci calcolavamo più di tanto. Cose di questo genere qua. In quei giorni iniziai a parlare con la tipa lì che era anche fidanzata come non mai. Cioè proprio iniziamo a parlare tantissimo, sia di mia morosa che del suo moroso. Cioè veramente parlavamo tantissimo, proprio eravamo diventati i best friends. Tanto che lei mi fece una lettera che appena finisce questo fight magari vi faccio anche vedere. Ah, estrarre il libro dei ricordi. Alla. Qui ho una foto di me e mia morosa risalente al 28/7/2013, ore 14:45. Eccola qua. Per Octavian Stegresco. Signori, guardate che questa lettera è storica. Aspettate che devo coprire il nome della tizia. Ok. Ciao Octi, dai su, non essere triste. Fallo per Rudolf, Whisky e l'altra che non ricordo il nome. Praticamente erano delle renne, perché io chiamavo queste due ragazze con nomi di renne, appunto Whisky, Rudolf e Pimpante era il nome della tizia. E poi tutto finì quando lei tornò dalla montagna. Non vedevo l'ora di vederla, lei non vedeva l'ora di vedermi, ma al contempo stesso non c'avevo proprio per niente voglia di vederla, non avevo più bisogno neanche troppo di lei, cioè non me ne fregava più di tanto. Infatti mi ricordo che proprio quel giorno lì io e la tizia che era fidanzata stavamo camminando per la strada e dall'altro ciglio della strada mia morosa e il moroso della tipa stavano venendo nella nostra direzione per poi incontrarci. Mia morosa fa, io ho da fare, non posso rimanere. Ok, cioè dovevamo vederci tutto il giorno, invece adesso non hai niente, hai da fare. Va bene. Quindi, praticamente mia morosa torna, dovevamo passare la giornata insieme, e invece no, lei ha da fare. Ma il giorno dopo è stato il giorno decisivo in cui ci siamo lasciati. Ci vedemmo al parco, e su una panchina, ci eravamo un po' appartati per parlare, e per limonare, ma più per parlare. Lei fa, io non so te, ma tipo... secondo me, cioè, non ha senso continuare, ma vedi tu se per te ha senso continuare, andiamo avanti. E gli faccio, no, mi stai un po' costringendo, ma devo lasciarti.
E lei fa: ok.